Allora, un attimo fuori campo, all'amico o all'amica, non mi ricordo, che l'altro giorno chiedeva dove era finita la foto con Brandon Lee, che aveva visto in un altro video, non è finita da nessuna parte, è sempre rimasta là dove stava, sarebbe questa qua. Questa. Solamente che se adesso provo, stacco la foto da là, poi crolla tutto, perché voi non sapete che equilibrio precario che c'è sta qua, e il computer non lo posso avvicinare perché il filo non ci arriva. Quindi nulla si è mai spostato, stai tranquilla, barra tranquilla. Brandon, l'autografo di Brandon, Van Damme, Jackie Chan, Natale, mandò la foto vestito da Babbo Natale, Sammo Hung, Clint Eastwood, stanno tutti là, tutti i cimeli raccolti in tanti anni di vita buttata al vento. Poi magari un giorno faccio una panoramica col telefonino, ci perdo un po' di tempo e lo l'inquadro da vicino un'altra volta, come già feci in un video che ho rimosso quando chiusi il canale, quando insomma stavate qua, alcuni di voi vi ricorderete, eravamo un migliaio, feci un paio di video e, su tutta sta roba, ma c'è talmente tanta gente su sta parete che è meglio che non ci guardo, perché se poi pensa a come si è ridotto il cinema oggi, 500 sale cinematografiche, 500 hanno chiuso i battenti dopo aver riaperto, grazie a sto governo, e quindi questo è. E rimetto un attimo il computer al solito posto, scusate la artigianalità e la rozzezza, ma io così faccio. E invece, già che ci siamo, qui una foto che posso staccare c'è, che è già mezza staccata, e che contiene in se stessa un aneddoto interessante, e ve lo racconto, anche se probabilmente l'avevo già raccontato a suo tempo, quando non c'avevo sta panza che c'ho oggi. Allora, guardate bene sta foto, che con la lampada non si vede neanche tanto bene. Vabbè. Il contesto è semplice, questo è Lorenzo che fa lo scemotto con Gordon Liu e il mentore, il fratello adottivo di Gordon Liu, Liu Xiaoliang, Lau Carleong, il più grande maestro e regista dei film di Kung Fu, più grande di tutti i tempi. A Hong Kong, in una pausa, mentre giravo il documentario, che qualcuno di voi ha anche visto, lo sfondo è interessante perché questo era un ristorante che sta nei nuovi territori di Hong Kong, quindi la parte che dalla penisola di Kowloon va verso l'entroterra cinese, no? Il nome del ristorante non lo so, non lo sapevo neanche allora, mi ci hanno portato, mi ci portò a Gordo, quindi figurate. La cosa interessante è che questo ristorante enorme, dove vanno tutti gli attori, insomma, i classici ristorantoni con uno spazio intorno, un cortile, un parcheggio enorme, gigantesco, sorge in una zona di campagna, che è quella che voi vedete nel combattimento prefinale di L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, quando Tang Lung, nella versione italiana Chen, affronta Bob Wall e l'altro, l'attore marzialista coreano Wong In-sik, in quella pratara che nel film viene spacciata per romana, ma romana non è, stavano a Hong Kong. Era questa zona qua, che oggi è tutta, oggi, allora, poi oggi figuriamoci, sarà ancora di più, è tutta costruita, perché sta foto è del 2007, è tutta costruita, molto più di quanto non sia in questa foto, ci stanno palazzi, perché lì c'era un'edilizia selvaggia, essendoci già all'epoca di Bruce Lee 3 milioni di persone condensate quasi tutte a Kowloon nella penisola e verso i nuovi territori, più quelle sparpagliate nell'isolotto omonimo di Hong Kong e le 200 isole circostanti. L'edilizia insieme al cinema, più del cinema, ma insieme al cinema era un business miliardario dove le triadi ci avevano messo tutte e due le mani sopra, quindi non c'è rimasto più niente. Lo dico a chi l'altro giorno non gli ho risposto perché stavo male col Covid giorni fa, aveva chiesto se il cimitero dove hanno girato la scena finale dell'Urlo di Chen quando Bruce Lee se ne va fosse rimasto, quale era il cimitero di prima porta, fosse rimasto tale e quale. Questo sì, quell'angolo è rimasto tale e quale, non è che però anche a quell'altro che chiedeva la campagna romana non c'è nel film,
Quello è il montaggio, no? Bruce Lee dal Colosseo corre, cioè dalla campagna dove ha appena distrutto Bob Wall, corre inseguendo Wei Pingao e arriva al Colosseo. Ma Bruce Lee poteva fare queste cose perché all'epoca il pubblico di Hong Kong, ma in generale il pubblico, non è che si viaggiava facilmente come oggi, che ne sapevano che il Colosseo stava dentro Roma e quello era un pezzo di campagna. Lì stavano qua stavano. Era sta zona qua, ma non era questo il punto, ma era sta zona qua. Perché se tu devi girare una scena in un prato, non te porti la troupe e gli attori dall'altra parte del mondo dove è fintamente ambientata la vicenda, te lo giri dietro casa tua se c'hai una pratara con prato, perché le pratare so pratare dappertutto. E mo vi leggo una cosa molto bella, se il tempo c'è, perché vedi sta stronzata, sono passati già 6 minuti. Da questo supplemento della rivista storica Samurai del 1987, pubblicata allora e che raccoglieva testimonianze dei campioni di arti marziali, non degli attori, i quali testimoniavano tutti che Bruce Lee era realmente forte, che era realmente preparato, non era invincibile, ma non era solo un attore. E qui ce ne stanno tanti qua dentro, anche pugili affermati, come l'amico Sugar Ray Leonard, che addirittura si ispirò a Bruce Lee nel boxare. Dentro c'è un articolo interessante invece, scritto da Franco Franchi, che chiaramente non è il grande attore scomparso, ma era un esperto dell'argomento, che si intitola Il fascino dell'eroe. Io ve lo leggo alla svelta perché il tempo finisce rapidamente ed è molto interessante perché si riallaccia al discorso che facciamo sempre, la differenza fra mito e leggenda, fra realtà e quello che noi costruiamo sulla realtà. Allora, come mi metto? Mi metto così, sempre meglio vedere Bruce Lee che la faccia da cazzo mia. Allora, il fascino dell'eroe di Franco Franchi. Generato da un dio e da un essere umano, l'eroe è il simbolo dell'unione delle forze celesti e terrene e mantiene fino alla morte un potere sovrannaturale. Dio decaduto, uomo divinizzato, il suo mito conserva nel tempo la purezza che è il fondamento psicologico del suo fascino. In questa chiave di lettura si può capire perché l'epopea di Bruce Lee continui ancora. 1987, quindi Bruce Lee era popolarissimo, ma non quanto oggi con la riscoperta poi di internet, eccetera. Era ancora popolare tra gli appassionati delle arti marziali e del cinema delle arti marziali, fra i praticanti, che poi lo reputassero forte o non forte, bravo o non bravo, comunque lo conoscevano soprattutto loro. Tutte le civiltà dall'antica Mesopotamia all'estremo Oriente, dal mondo classico al medioevo cristiano, dalle culture tribali dell'Africa e dell'Oceania ai poli dell'America precolombiana, si sono nutrite di simboli, e simboli antichissimi riaffiorano nelle metafore quotidiane e nelle immagini dei nostri sogni, formano l'essenza stessa del pensiero astrologico, della magia e dell'occultismo, che sopravvivono malgrado la modernità dei tempi e l'avanzamento culturale verso un rinnovato spirito illuministico. Perché nell'uomo non è mutata l'aspirazione a vivere di miti attraverso i quali dare una dimensione mistica alle proprie naturali e razionali limitazioni comportamentali. Si vuole, in altri termini, riuscire a credere in qualche cosa che sconfigga e vada oltre la meschinità offerta dal quotidiano, dal quale si ha sempre meno e nel quale sempre meno si ha fiducia. È scritto piccolissimo, quindi le papere sono pure per questo, perché faccio fatica a leggere. Guardate qua. Proprio scritto piccolo, piccolo, piccolo. Per queste motivazioni psicologiche nella nostra epoca, così fortemente caratterizzata dalla razionalità della tecnologia, sopravvive intensa la ricerca dell'eroe, simbolo straordinario che umanizza l'idea di un Dio e la rende accessibile all'uomo comune, purché nulla possa inquinare il simbolo, nulla ne contamini la memoria, nulla ne indebolisca la mitica sovrannaturalità. In un contesto culturale di questo tipo, lo devo mettere un po' sotto la luce, viene ad inserirsi la singolare vicenda di Bruce Lee senza quelle premesse e non potrebbe addirittura essere giustificata. Singolare perché Bruce Lee deve la sua fama principalmente al successo cinematografico e a chiunque abbia qualche consuetudine con il mondo della celluloide. È noto che i grandi miti dello schermo hanno sempre goduto di una fama fortemente compromessa da pettegolezze, insinuazioni, rivelazioni che ne distruggono lentamente il mito. Niente di tutto questo per Bruce Lee, che viene ricordato in termini di grande rispetto al punto che qualunque insinuazione scorretta o allusiva sulla sua vita privata viene respinta con indignazione.
Il ricordo di Bruce Lee sembra intimidire chiunque ne parli, basterà in proposito leggere le interviste rilasciate su di lui da uomini di formazione culturale diversa per accorgersi che, ove non si sconfini nella esaltazione, si affronta il commento alla sua figura con molta circospezione. Ma la massa non ha dubbi. Bruce Lee è un simbolo di perfezione assoluta, inattaccabile, da difendere contro tutto e contro tutti. È un aspetto, come sembra quello del telegiornale, è un aspetto confortante e positivo della civiltà moderna, perciò significa che l'immaginazione, malgrado tutto, sta riabilitandosi come gemella della ragione con la quale può coesistere senza traumi. I simboli sono il centro, il cuore di questa vita immaginativa, rivelano i segreti dell'inconscio, ci conducono alle origini più nascoste che motivano le azioni, aprono lo spirito all'ignoto e all'infinito. Essi danno volto ai desideri, stimolano a certe imprese, modellano un comportamento, avviano al successo, ma non fanno tremare di fronte ai fallimenti. Sotto questo profilo non è dunque una forzatura andare oltre la semplice considerazione storica del mito di Bruce Lee, significa vederne non solo gli aspetti positivi respingendo la conclusione semplicistica che ci si trovi semplicemente di fronte a un consueto episodio di esaltazione isterica di un personaggio. È chiaro che Bruce Lee non può essere paragonato a Maradona, si tratta di entusiasmi diversi, Bruce Lee altro non è che uno di quelli che Jung individua come archetipi nell'anima umana, sono come dei modelli preformati, ordinari e ordinatori, cioè insiemi rappresentativi ed emotivi dotati di un dinamismo formatore, una specie di coscienza collettiva che si esprime attraverso simboli antichi di una grande potenza energetica. Ed in quegli archetipi l'uomo vuole identificarsi per vivere un'avventura che non gli appartiene ma che vuole comunque fare sua. La percezione del simbolo esclude quindi un atteggiamento da semplice spettatore ed esige una partecipazione da attore. Il simbolo esiste sul piano del soggetto e la sua caratteristica più tipica è quella di restare indefinitamente suggestivo. Ognuno ci vede ciò che la sua potenza visiva gli permette di vedere. Il mito di Bruce Lee ripete ai nostri giorni quello di Ercole, le sue fatiche, imprese e avventure alimentano nello stesso modo le cronache mitologiche e ne fanno il più popolare degli eroi. Ercole, come Bruce Lee, è il rappresentante idealizzato della forza combattiva, il simbolo della vittoria dell'anima umana sulle proprie debolezze e delle difficoltà per ottenerla. Bisogna onestamente ammettere che Bruce Lee, consapevole del suo carisma, fece veramente di tutto per consolidarlo. I suoi libri sono una testimonianza della sua sagacia e anche di una sua innegabile astuzia. Gli stessi libri, a un'analisi attenta dei contenuti, dimostrano con sufficiente chiarezza che Bruce Lee aveva note intense di quello che Ernest Jones classificò come complesso di Dio, che ha il suo principale fondamento in un colossale narcisismo. Un atteggiamento che si manifesta nel desiderio di essere apprezzati e nell'aspirazione continua a proporsi come difensori dei deboli, nella fiducia conclamata nella propria immortalità, ammantando le proprie convinzioni di una nube di mistero. Tutte indicazioni che negli scritti di Bruce Lee abbondano e si moltiplicano. Ci vorrebbe molto poco a demistificare il fenomeno Bruce Lee, ma nessuno è riuscito a spiegare a cosa serva parlare male di Garibaldi, che non è ovviamente proibito, ma solo profondamente inutile, perché non esistono popoli che non hanno bisogno di eroi. Così scrisse nel 1987, in questo supplemento a Banzai, Franco Franchi. Il libro è poi libro, è un libricino, ma densissimo, magari un pezzo alla volta ve lo dico. C'è anche, sto a 13.33, sì, centro. C'è anche un'intervista a un celebre marzialista giapponese nippo-americano, Tak Kubota, che molti conoscono, inventore anche del Kubotan, il bastone lo sfollagente usato dalla polizia americana. Ve la sintetizzo perché è lunga e coi tempi non ci siamo, ma quando gli chiedono, lui era un marzialista vero, aveva fatto anche tornare cose, ritiene che Bruce Lee fosse solamente un fenomeno cinematografico? Tutt'altro che fenomeno cinematografico, risponde Tak Kubota, un atleta validissimo e un maestro capace oltre che aggiornato. Non ho mai approfondito molto le arti marziali cinesi, ma vedendolo lavorare sul set si capiva perfettamente che il suo gesto era tecnicamente ineccepibile, anche se non perfettamente legato alla consuetudine. Lui parlava molto dell'evoluzione che aveva ritenuto di dare alle tecniche tradizionali creando il suo stile Jigundo, certamente molti lo criticavano e lui se ne rammaricava molto. Devo correre perché sennò... Personalmente lo capisco perché anch'io sono stato molto criticato quando ho cambiato il modo di fare Shotokan. Quindi questo era un grande maestro che parlava di quello che
per i cicaloni della rete è solo un attore. Vedete se qualche grande boxer parla di Stallone perché ha fatto Rocky, o se Stallone ha mai allenato o ha fatto sparring con campioni del mondo. Bruce Lee sì, almeno 4, quindi non era solo un attore, lungi dall'essere invincibile ovviamente. E poi qua dice, ce la faccio? No, non ce la faccio. Comunque dice, non bisogna dimenticare che Bruce Lee è pur sempre un uomo che al cinema le sue storie doveva molto, ha pagato un prezzo anche morendo, diceva Tak Kubota a proposito delle voci sulla sua morte. E come disse Confucio, con ciò fu.